Dammi 4 soldi di trippa. La trippa? Trippa. Ma che c'è il gatto? No, sono degli invitati. E gli dà la trippa? Oggi è sabato, sabato trippa. Sì, lo so. La trippa è un piatto ricercato, ma sai com'è, ho degli ospiti di riguardo e quindi... Beh, per carità, la trippa è un piatto volgare. Dici? Sì. Beh, comunque, la trippa trippa e non perdiamo tempo, fai presto. Sai come si dice in portoghese? Il tempo è moneta. The time is scudos. Ma signor barone, la trippa, non va la trippa. Ma che figura ci fa? Farei una brutta figura? Certo mi si chiarebbe passare per avaro. Direttamente. Compite le bistecche, guardi, gliele taglio subito qui, guardi. Guardi, signor barone, guardi che roba. Tenerissime, vanno giù in un boccone. In un boccone solo? Ma scherziamo. E no, io vorrei qualche cosa di duretto. Qualche cosa che resiste più a lungo, capito? Va bene, ecco qua. Quante ne faccio? Dunque, noi siamo, mio figlio, io... Siamo 4. Facciamo 3. Sì. No, no, cosa fa? Ehi, più sottili. Sottilissimi. Sì, baroni, sì, con lo spilorgio. Compra la carne. Ecco qua. Pronti. Ecco. Com'è che non va giù? Sono diafane, sono leggere. Signor Barò. Ah già? Che distratto. Ecco. Ecco fatto. Pronto. A lei. Oh, allora le segni sul mio conto, eh? Ma lei non ha un conto. Non ho un conto? No. Strano. Ci avrei giurato, sa. Lei non mi deve niente a me. Ah già, appunto, non le devo niente. Niente. Io a lei non le devo niente. Lei lo potrebbe dire anche ad alta voce. Il barone a me non mi deve niente. No. Che cosa ne devo io a lei? Niente. E stiamo pace. Buon uomo, arrivederci. Arrivederci. Un momento, signor barone, mi deve pagare le bistecche. Ma già, ebbene. Distratto. Beh. Pure che giusto è giusto. Quant'è? Una lira. C'è una lira di resto? Mi va bene. Sì, eccola. Ecco fatto. Dunque devo darti? Una lira. A voi. No, un momento, questa è la lira mia. E perciò te l'ho data. Già, ma è la lira di resto. Ma cioè, è vero, che stupido. Dimentico sempre prendere il resto. Arrivederci. Arrivederci. Via, a casa. Via? Buongiorno, signor barone. Buongiorno, cavalier Bizzarri. Lei campa ancora? Almeno peggio. Ma mi dica un po', quanti anni ha? 97. 97. Ma mi pare che lei stia esagerando. Si decida, eh? Si decida. Arrivederci. 97. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno, signor barone. Stavo proprio per venire da lei. Ah, sì? Bravo. Buongiorno, barone. Buongiorno. Mi prepari le solite cartine per la mia dispepsia. Oh, e mi raccomando di pesarle bene queste cartine. Eh sì, perché in quelle di ieri ci mancava quasi un milligrammo, capisce? Va bene, barone, va bene. Allora passerò dopo a pigliarle, eh? Sì, signore. Arrivederci. Un momento, signor barone. Che c'è? Dobbiamo definire una volta per sempre la questione della famosa cassetta. Ancora questa cassetta? Ancora questa... Ma insomma, ma è una fissazione la vostra. Ma quante volte ve lo devo dire che questa cassetta io non l'ho mai trovata? Questa cassetta con i soldi, come voi dite, non c'è, non esiste. Ma non ti rende conto che il nostro paese non ha una scuola? E cosa mi importa? Io a scuola ci sono stato. Ho fatto anche dopo scuola, per regola della norma vostra. Ma i nostri ragazzi sono costretti ad andare alla scuola del paese vicino. E che devo fare? 4 chilometri andare e 4 chilometri a tornare. E sono giovani, un po' di moto fa bene. Ma pensi almeno ai ragazzi. E che sono figli miei? Ma lo volete capire che questa cassetta non esiste? Non esiste! La cassetta esiste! Non esiste! Esiste! Ah sì? E allora se la trovi questa cassetta, se è capace, lei, sindaco! E se non ho capace, io le do un cazzotto in testa! Sindaco, è buono, ha capito? E basta per dirci! E il testamento allora? Il testamento? Sì, il testamento! Quello che suo padre abbia scritto una bugia? Che ne so? Dobbiamo dare del bugiardo al suo defunto genitore? Diamoglielo pure del bugiardo al mio defunto genitore! Chi si contenta gode! Ma allora la vedremo! E la vedremo! La vedremo! Stiamo a vederla! Ecco. E sa che cosa le dico? Eh?
vada in comune a fare il sindaco. Dei sindachi come lei. Capito? E anche in tre. E la vedremo. Buongiorno. E cos'è questo? Una caparra? No, signor Barone. Ma che signor Barone? Abbiamo pattuito 80 centesimi al giorno. Questa è casa mia, posteggio centrale, luogo di intenso traffico. Se ti va bene, se no vai altrove. È chiaro? Sono stato esplicito? I patti sono questi? Mi va bene. Oh, possibile che ogni volta... Oh. Tanto ci vuole per aprire la porta? Tieni! E fai attenzione. Che cos'è questo? Bistecche. Bistecche? Di carne? Perché le bistecche sono di cemento armato? Non sai cosa sono le bistecche? Sì. Non hai mai visto le bistecche? Sì, le ho viste, ma in questa casa mai. Silenzio, non farò lo spiritoso. Sì, sì. Vieni con me. Gastone! Gastone! Dov'è mio figlio? È uscito presto stamattina. Sempre per la strada a consumare la scarpa, quel malandrone. E io vado! Vieni qua, che ti devo parlare. Come cameriere, come cuoco o come cocchiere? Come cuoco? Cosa? Quante volte devo dirti che non si cammina sui tappeti? Sì, sì. I tappeti si sciupano, sì, sì. Hai capito? Sì, sì. E non me lo fa rivedere più. No, no. Tu, stai a sentire. Oggi abbiamo della gente a pranzo. Ah. E... Volta. Non guardare quello che io faccio. Non guarda. Dall'altra parte, voltati! Noblesse oblige. La nobiltà è obbligatoria. Adesso ti puoi anche voltare. Dunque, cucinerai queste bistecche? Sì. Le sai cucinare? No. Le sapevo cucinare, ma poi mi sono dimenticato. E vabbè, farei appello alla tua memoria, oppure lavorerai di fantasia. Chiaro? Va bene. Questo è l'olio. Questo è l'olio. Oh. Capito? Oh. E questo è il contagocce. Metterai... Sì, metterai 10 gocce per ogni bisticca. 10? Sono troppe, eh? Lo so. Mettene 9, tanto non le contano. Troppo olio fa male, troppo olio... Oh, guarda un po', lì dentro c'è... Il sale, il pepe, il rosmarino. Sì. Il rosmarino è un po' usato, ma è buono. È usato. Non allungare il collo, non allungare il collo. Soldi qui dentro non ne ho. Questo è il primo posto dove i ladri vanno a guardare. E poi io soldi non ne ho. Vi siete messi in testa che io soldi non ne ho? Sì, 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 ho capito, non sto dicendo niente. Oh, ma lo pensi però? No, 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 no. Hai preso tutto? Sì. Fammi vedere le mani. Fammi vedere le mani. Ecco. Quelle altre. Quale altre? Che sei quadrumane tu? No. E allora? Piglia la roba, via, via, via. Vai a cucinare. E non guardate. Oh. E non guardate. E chi sta guardando? Andiamo. Ah, signor Barone? Mm. Le devo dire una cosa. Come cuoco, come cucchiere o come cameriere? Come cucchiere. Beh, che c'è? Dì, parla. È una cosa triste. Non parliamo di soldi, eh? È morto il cavallo. No! Accidenti! Il cavallo. È morto. È morto. Oh, povera bestia. È un danno. È morto un cavallo. E di che cosa è morto? Com'è morto? Quando sì, è morto? Da un momento all'altro. E di che cosa? Non mangiava. E va bene, non mangiava, ma tu gli davi da bere? Sì, 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 sì. Acqua, soddisfazione. Molto, molto, quanto ne voleva, ogni volta che la chiedevo gliela dà. È morto lui stesso. Oh, quando mi dispiace, povera bestia. Adesso che si stava abituando a stare di giù. Non si può fare un esperimento. Non me ne va una bene. Se me l'avesse detto prima. Gondrano! Gondrano! Sei sordo? No, no, comandi. Vieni qua. Sì. Oh, dimmi un po'. Le bistecche dove stanno? È qua sotto. Riportalo dal macellaio e fatti ridare i soldi che gli ho dato. Sì. Hai capito? Digli, le bistecche non mi servono più. Va bene. Chiaro? Sì. Andiamo. E oggi che mangiamo? Come oggi che mangiamo? Ma scusami, il cavallo è morto. Sì. E allora, bistecche di cavallo. Carne sana, rossa e nutriente. Vai, sì. Vai! Posso la roba. Oh! Oh, senti un po'. Comando. Il cavallo è morto? Sì. Tu come cocchiere sei licenziato. Ergo, a partire da oggi, te ne diri di meno sul salario. È chiaro? Vai! Sì. Vai! E io pago! E io pago!